archeologia sentimentale, cioè un voler riportare in vita alcuni momenti, alcune persone, però riscoprendone la quotidianità e anche il loro essere. Appiccicate lungo il vetro, stanno scivolando su seduta a destra dietro, come ogni anno. Benvenuta in Irlanda, prima di tutto. Grazie. Prima volta, forse. Sì, no? Prima volta. E quindi sarà una volta memorabile, sicuramente. Dunque, io non ho letto ancora il libro tuo, però ho letto abbastanza del tuo libro, così di qua e di là, mi sono fatto un'idea. Ed è un'ammirabile presentazione di momenti specifici del passato che hanno cambiato un po' il mondo. Ti vorrei fare questa domanda. Mettendoti nei panni di un profeta, diciamo, cosa credi che nel futuro avvenga che possa cambiare il mondo? Ahi, che domanda difficilissima. Sì, non voglio. Ma io mi auguro, posso solo augurarmi, le cose non posso assolutamente prevederle, però ecco, mi posso augurare di bello per il futuro, appunto sperando che questa cosa cambi il mondo, che si impari a considerare l'altro, il prossimo. Credo che questa cosa qui potrebbe veramente fare la differenza tra il mondo in cui viviamo e il mondo in cui vivremo, e soprattutto vivranno quelli che ci saranno dopo di noi. Ecco, avere considerazione di chi incontriamo. Questo libro parla di incontri. Ed ecco, domandarsi chi è l'altro e domandarselo aperti ad accogliere l'altro, secondo me può essere veramente la chiave per un futuro migliore, ecco. Poi uno degli altri due libri, i primi due tuoi libri, sì, che sono usciti, è La strada del ritorno è sempre più corta. E le poche cose certe. Ora, il titolo suggerisce, ripeto, io non ho avuto modo di leggerlo, però il titolo suggerisce un tema esistenziale possibilmente vissuto, e quindi se è così, vorrei chiederti questo: come fai a conciliare il fatto che, per esempio, a volte quando ci si incammina verso una certa meta di cui magari si potremmo pentire, poi la strada del ritorno è più lunga per ritornare allo status quo? Ma allora, quel romanzo è un romanzo, come si suol dire, un romanzo di formazione, e la strada di cui si parla è la strada che i personaggi di quel romanzo devono fare per emanciparsi da un grande dolore. E ovviamente, come spesso succede quando combattiamo contro il dolore, in quella lotta cresciamo. E perché la strada del ritorno è più corta? Perché quando si finisce quella lotta, il ritorno è più facile, lo conosciamo. Quando si torna da un posto, la strada è sempre uguale, però ci sembra che sia più breve. Perché? Perché quella strada l'abbiamo già fatta. Quindi non ci domandiamo più chissà cosa c'è dopo quella curva, chissà dove c'è la salita, chissà dove c'è la... C'è una familiarità con quel percorso che ce lo rende più facile, più semplice. E quel libro parla proprio di tornare nei posti per rivederli con occhi nuovi. A volte bisogna far pace col proprio passato per vivere bene il presente, no? Bisogna chiudere dei conti. E non esiste, secondo me, pentimento in questo senso. Cioè, il pentimento, secondo me, è di chi non fa. Chi invece ha il coraggio di mettere le mani nelle storie, nel dolore, non si deve pentire di nulla. Quindi c'è solo da imparare e da crescere. Ovviamente i temi, le sfaccettature dei temi esistenziali sono diverse, ovviamente. Certo. Dipende, come un poliedrico, diciamo. Comunque, questa sera
lancerai questo terzo libro? Sì, questo libro è già uscito è uscito il 10 settembre, quindi in realtà sto già quasi concludendo il giro di presentazioni, sono 2 mesi che lo presento ovunque, però sono felicissima di aver avuto questa occasione di venire qui da Maurizio e Marco in questo posto che per me è già casa, nel senso che loro hanno creato questo mondo bellissimo a Dublino e anche il nostro incontro è un po' un incontro di quelli che io spero un domani di raccontare, perché quello che io ho voluto raccontare con questo libro è che a volte si incrociano delle persone e non sappiamo in quel momento che con quelle persone poi avremo a che fare nella vita e magari potremo fare delle cose grandi e delle cose belle. Da incontri che sembrano banali e comuni a volte può nascere un grande amore, una grande amicizia, una grande collaborazione lavorativa, e quindi bisogna prestare attenzione nella vita a tutto quello che ci capita, perché potrebbe essere quello il momento che poi cambia tutto. La Valentina, allora, guarda, maestra di vita. No, maestra di vita no, ma grazie. Augurone con i tuoi. Grazie di cuore, grazie. Benvenuta di nuovo in questa. Grazie, sono felice di essere qua. Benissimo. Frasi fatte e parcheggiate in questo intrico di risate false e acute oltre portami oltre le stupide credenze, oltre le lotte, oltre stanotte, portami oltre le apparenze, oltre le stupide credenze, oltre le lotte, oltre la morte, portami. Il libro di Valentina in vendita.